Sentenza di portata nazionale, quella del TAR Abruzzo, che dà ragione agli ordini degli ingegneri e degli architetti di Teramo sull'equo compenso ai professionisti. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo ha infatti ritenuto illegittima la riduzione del 50% delle spese tecniche di progettazione, nettamente al di sotto del limite tariffario imposta dal bando della Regione Abruzzo e del Comune di Civitella del Tronto. La gara riguardava la messa in sicurezza della fortezza borbonica per un importo pari a 2.250.000 euro previsti dal Masterplan. A seguire legalmente la vicenda, l'avvocato teramano Anna Di Russo. Grazie a questa sentenza i professionisti italiani saranno maggiormente tutelati? Sì, è una decisione di portata nazionale, se vogliamo, perché ha ripristinato una situazione di legalità. Il giudice ha fatto una bella sentenza dicendo appunto che l'articolo 24 doveva essere rispettato, va rispettato e non possono essere proprio gli enti pubblici a disattenderlo. E il secondo principio è quello di aver ribadito anche il concetto dell'equo compenso, cioè il professionista, qualunque esso sia, deve avere un corrispettivo che sia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato. Abbiamo avuto bisogno di ricorrere al TAR affinché fosse rispettata una norma nazionale, cioè l'obbligo di riferirsi a un decreto parametri per il calcolo dei compensi professionali da mettere a gara, cioè da sottoporre al ribasso. Ci è voluta una sentenza del TAR, perché dopo anni e anni che siamo battuti, siamo adoperati presso la Regione Abruzzo affinché togliesse dalle convenzioni con i comuni la limitazione al 6 all'8% delle parcelle, finalmente siamo riusciti al TAR ad avere ragione. Con questa sentenza saltano in aria tutti gli altri bandi pubblici che prevedono limitazioni agli importi professionali ed è facile immaginare ulteriori ritardi nei lavori di ricostruzione. E adesso che cosa succederà? Adesso cosa succede? Sicuramente il bando per il recupero della fortezza subirà dei rallentamenti. Noi ce ne scusiamo, ma siamo stati costretti ad agire su questo bando in particolare, perché è il primo di cui abbiamo avuto contezza, per ristabilire una legalità che va a vantaggio di tutta la collettività e non solo dei professionisti.